Allora, noi siamo pronti, la vedo già nello schermo del nostro preview, così si chiama in gergo. Siamo collegati con Cinzia Di Stasio, che è segretario generale dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che promuove la cultura del dono. Buongiorno Cinzia, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie a te, ti do del tu per averlo accettato. Oggi è il giorno del dono, quindi il 4 ottobre si celebra la giornata del dono. Ieri avete presentato il rapporto annuale Noi Doniamo. E, allora, innanzitutto, che cosa indaga questo rapporto? Allora, questo rapporto noi l'abbiamo messo in piedi proprio per dare valore al gesto del dono. Indaga le tre dimensioni più diciamo classiche del dono: la donazione economica, la donazione di tempo, ma anche la donazione biologica di organi, sangue e tessuti. Quindi è proprio una fotografia della propensione a donare degli italiani, diciamo così. Perfetto, e che cosa è emerso nel rapporto di quest'anno, anche alla luce degli ultimi due anni non proprio facili che abbiamo vissuto, Cinzia? Esatto, cioè allora è importante proprio contestualizzare questi dati, perché il 2020-21, questo biennio, purtroppo non è stato, come tutti sappiamo, un... mi continuate a vedere? Sì, ti vediamo. Ok, scusate ma qua l'immagine si è fermata. Quindi questo biennio purtroppo è stato, come tutti sappiamo, diverso dagli altri anni e ha avuto un impatto importante sia sul numero di donatori di donazioni economiche, che si sono attestati intorno al 12% secondo l'Istat, con una perdita di 2 punti percentuali rispetto all'anno prima. Quindi si fa molta fatica in questo periodo a donare, quindi i donatori diminuiscono, però dall'altra parte abbiamo anche un dato incoraggiante, perché le organizzazioni non profit, quindi chi raccoglie fondi, in realtà ha registrato anche un timido rialzo, quindi una timida crescita. Questo come lo mettiamo insieme? Sono due dati che possono apparire contrastanti. Da un lato le persone fisiche sono diminuite, dall'altro lato invece si sono riaffacciati nel panorama dei donatori anche attori che sempre nel 2021 si erano un po' tirati indietro, come le aziende, quindi il profit, che invece registriamo a partire già dai primi mesi del 2021, ha ricominciato a dare risorse al terzo settore. Quindi è un quadro molto complesso, possiamo dire che noi registriamo questa decrescita del numero dei donatori, non soltanto donatori economici, ma anche per esempio donatori di tempo e volontari. Anche questi sono diminuiti in questi due anni, ma pensiamo che sia una situazione davvero contingente rispetto alla situazione che abbiamo vissuto. Quindi ci immaginiamo una risalita di questi numeri già a partire dal 2000, quando faremo la nostra indagine, a partire dal 2023 sui dati del 2022. Quindi immagino, Cinzia, che non si tratti di una perdita di fiducia nel volontariato, questa diminuzione. È vero anche che dobbiamo essere onesti, diciamo, nel guardare la situazione. Noi abbiamo la maggior parte, sempre secondo, sono tutte stime, però tra il 60 e il 64% di persone che in Italia non dona o comunque non ha donato negli ultimi due anni. Questo è comunque un problema, vuol dire che abbiamo un problema, che le persone devono riacquistare fiducia nel settore, quindi c'è un problema, okay. Una questione fiducia che va affrontata a partire dal nostro settore, quindi le organizzazioni devono imparare a comunicare in una maniera più trasparente, più efficace, quello che viene fatto con le risorse raccolte. Non nel nostro piccolo come ente cerchiamo di farlo, perché nasciamo proprio per verificare le organizzazioni non profit, quindi poi nel nostro sito noi abbiamo un centinaio di organizzazioni che si sono fatte verificare proprio per dare ancora più fiducia ai donatori, che poi le scelgono per le missioni che propongono. Quindi sul sito iodonosicuro.it ad esempio è possibile vedere le organizzazioni che già hanno il marchio Donare con Fiducia, perché effettivamente questo è il vero tema.
Ecco, quindi certificate l'attendibilità, l'affidabilità di queste associazioni. E, quindi ieri avete presentato appunto questo rapporto e oggi è la giornata del dono. Puoi darci anche qualche indicazione su questa giornata, come nasce, perché nasce? Certo, con grande piacere. Intanto buongiorno del dono a tutti, perché oggi è una giornata che noi festeggiamo, la festeggiamo fra poco, fra mezz'ora saremo al Teatro Vione a Roma con i ragazzi delle scuole che partecipano attivamente alle nostre iniziative, ma anche con i comuni, le imprese appunto e le organizzazioni. E aggiungo un tassello, perché chi ci sta ascoltando magari può essere interessato. Da quest'anno abbiamo anche rivolto un contest, un premio, per tutti i donatori che magari non sono all'interno né di scuole né di imprese né di comuni, quindi chiunque può andare sul nostro sito giornodeldono.org e scattare la foto del dono del cuore. Viene postata nel nostro sito, bisogna dire chiaramente chi ci ha fatto questo dono, c'è un format da compilare, si allega la foto, si dice da chi abbiamo ricevuto questo dono e perché ci ha reso felici. Le foto che poi verranno raccolte, la foto che raccoglierà più voti vincerà un premio che non diciamo, andiamo insomma, diamo un po' di suspense, un premio che è la cosa interessante, sono due premi, uno lo vince chi ha partecipato al contest e l'altro viene regalato, donato alla persona che appunto ha fatto il dono del cuore. Quindi è un giochino che abbiamo messo su proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare al giorno del dono. Quindi sul giornodeldono.org troverete tutto per partecipare. E poi avete scelto una giornata importante, no, per festeggiare il giorno del dono, che è 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quindi insomma forse è stata scelta a caso o no, questo non lo so, però bella anche questa coincidenza, il 4 ottobre San Francesco con la giornata del dono. Non a caso, nel senso che davvero è stato anche una scelta e un messaggio quello di San Francesco che comunque vogliamo trasmettere anche nella nostra giornata. Il giorno del dono non è una giornata in cui si fanno i regali, ma è una giornata in cui si celebra proprio la capacità di donarsi e di donare quello che abbiamo. Quindi è una giornata anche di riflessione dove non soltanto si festeggia, ma si riflette, si pensa, insomma, e si danno anche degli spunti a tutti ragazzi, che poi è il nostro, diciamo, la nostra missione principale è portare le giovani generazioni a riflettere su un gesto che può sembrare molto banale, appunto il dono, ma riflettere di come le relazioni umane sono fatte principalmente di dono, e quindi i ragazzi poi tra l'altro rispondono in maniera con molto entusiasmo e anche originalità alla nostra chiamata, quindi siamo molto contenti. Certo, e allora grazie, nonostante la giornata impegnativa, grazie a Cinzia Di Stasio, segretario generale dell'Istituto Italiano della Donazione, per essere stata con noi. Speriamo di sentirci presto, magari anche per altre iniziative, altri rapporti, insomma altre notizie che riguardano l'Istituto Italiano della Donazione e perché no anche il dono. Grazie ancora per essere stata con noi, buona giornata e buona festa del dono. Grazie, grazie a voi, a presto.